dicevo, ringraziamo Stefano perché ha posto delle questioni che non sono scontate, che a volte sfuggono un po' al dibattito e quindi ci permettono di riflettere in maniera un po' più approfondita. Per quanto riguarda la nostra città, come vediamo nelle cartine che abbiamo qua di fianco al tavolo, abbiamo una linea che arriva in sotterranea fino all'argine di Novi, che sbuca immediatamente a nord del Cipia, sotto l'argine, che percorre parallelamente a questo qualche chilometro allo scoperto fino praticamente arrivare al Pozzolo, intersecando così sia via Cassano che la strada per la Marella. Arrivati quasi in corrispondenza di Pozzolo, poco prima la linea si biforca e comincia lo Schult. Lo Schult è la diramazione per la linea verso Torino, praticamente un bivio di 7 km di lunghezza che congiunge questo tratto da Pozzolo verso Tortona e crea una diramazione per Torino, cingendo Novi su tutta l'area nord, e si va a innestare sulla linea storica per Torino dopo San Bovo, prima all'altezza della discarica. Questo pezzo ovviamente sarebbe in sotterraneo, prima perché il terreno è più alto, perché si risale da sotto l'argine, e poi perché ci sono da risolvere diverse interferenze con la linea storica, con la statale, e quindi verrebbe realizzata una galleria artificiale, che è il metodo con cui verrebbe realizzata, ora lo vediamo. Stessa cosa per la linea da Pozzolo fino a dopo la vitata di Pozzolo, che va poi a innestarsi sulla linea per Tortona. Sempre una galleria artificiale, con lo stesso metodo dello Schult. Per fare questo saranno necessari 4 cantieri sulla nostra città, sul territorio comunale, o meglio 3, poi ce n'è uno per il territorio di Pozzolo, ma praticamente come se fosse 9. Uno di questi, il più grosso, sarà nel basso piede, alla cascina ben pensata, più o meno in quella zona, subito dove sbocca la galleria, subito a nord del Cipia. Il cantiere più grosso sono quasi 7 ettari. A fianco di questo c'è anche il campo base per 400 operai, implementabile poi fino a 520, mi pare, dal progetto. E sono altri più di 4 ettari, quindi in totale varrebbe qualcosa come più di 11 ettari, solo tra cantiere operativo e campo base, solo nel basso piede. A nord di questo, all'altezza della strada che va alla Marella, sotto la rotonda dove stanno costruendo il nuovo centro commerciale, c'è un altro cantiere di 2 ettari che serve per costruire l'inizio della diramazione dello Schult. Poi c'è un altro cantiere alla Barbellotta di 36.000 metri quadrati, quindi 3,5, che serve per costruire il raccordo tecnico, cioè il raccordo, il svincolo, diciamo, in sotterranea, che collegherà la linea tunnel alla linea storica di Novi, ma solo per una questione tecnica. Non ci sarà passaggio di treni merci in quel punto, è solo un binario tecnico per manutenzione, soccorso, guasti. E poi ci sarà un cantiere a nord di Novi, nell'area di San Bovo, che servirà per costruire l'interconnessione con la linea verso Torino e parte dello Schult, immagino. Il cantiere che desta maggiori preoccupazioni, in realtà gli ordini di discorso sono diversi, ma anche per la dimensione creerà più problemi, è quello della Pieve. Lì sarà previsto, oltre al campo base, che quindi potete immaginare centinaia di persone che devono lavorare per nuotare lì e quindi anche muoversi, creando traffico e problemi relativi alla circolazione stradale, che in questo momento non è adeguata perché stiamo parlando di strada Cassano. Ci sarà anche un impianto di betonaggio che assorbirà 400 metri cubi d'acqua al giorno. Non è chiaro come si vogliano reperire questi 400 metri cubi. C'è scritto qui sui fogli del cantiere che potrebbero essere reperiti o tra
corso, oppure collegando con una tubazione lo sbocco del depuratore di nodi, che però mi risulta sia da tutt'altra parte, quindi bisogna avere una serie di tubature, collegare il cantiere a chilometri di distanza. Idem per tutti i cantieri dove ci sia una richiesta di acqua industriale, cioè un impianto di betonaggio. Si tratta di richieste ingenti di acqua industriale e non si sa ancora, non ce l'ha detto ancora Acos, ma nemmeno il progetto del COCE, perché è rimandato alla fase di progettazione esecutiva, non ci dicono come vogliono reperire quest'acqua in un ambiente che ha un equilibrio idrogeologico già assolutamente fragile. Sappiamo quali sono i problemi dello scrivere, magari dopo ci torniamo. Oltre a questo, oltre all'aspetto dell'acqua, c'è anche da capire che il cantiere nel basso piede, e quello a nord, quasi in territorio di Pozzolo, quello che sta sotto la strada per andare alla Merella, sono interdipendenti. Cioè il cantiere più piccolo di 2 ettari che sta sulla strada per la Merella non ha un impianto di betonaggio. E quindi, siccome servirà che vadano lì il betoniere e i mezzi necessari per costruire, per cominciare a costruire la trincea e poi la galleria artificiale che formerà lo shunt, si creerà una strada da un cantiere all'altro che correrà parallela al tracciato del terzo valico. E questo per non intasare la strada statale 35, con i camion, con le betoniere, non solo il cemento ma anche tutti gli inerti necessari alle opere. Quindi in realtà quello che non viene detto è che non sono due cantieri diversi, è un cantiere unico, cioè tutta l'area tra la pieve e la strada per la Merella va persa, perché da subito diventerà un cantiere, prima ancora che venga costruito il rilevato della linea ferroviaria che ricorre allo scoperto, si costruirà una strada dove passeranno centinaia di camion, e questo per anni e anni. Quindi dobbiamo andare, credo, al di là anche della mera sommatoria aritmetica che fa il Comune nel documento del 2005, che dice che la superficie portata via dai cantieri è di 166.000 metri quadrati, quindi 16 ettari, e questi dobbiamo aggiungere anche tutti quelli che stanno tra un cantiere e l'altro, dove poi si aggiunge la linea, perché lì si creano strade di collegamento e sono territori che vanno per sempre persi, non sono recuperabili. A questo si aggiunga anche che sempre nel basso piede, che quindi capite bene che è tutta l'area più colpita da questo tracciato, si aggiunge anche un progetto di rimodellazione, di rimodellamento morfologico. Cosa vuol dire? Tutta la zona dell'argine, da dove sbuca la galleria, cioè immediatamente a nord del Cipia, fino alla pieve, quindi parliamo di centinaia di metri di lunghezza, rimarrebbe interclusa tra l'argine stesso e la linea, per una larghezza di decine di metri. In questa zona si vuole sversare, quindi creare un'area di riempimento a cielo aperto, il materiale di risulta degli scavi. E si calcola che si possa sversare lì dentro qualcosa come 500.000 di metri cubi, cancellando sostanzialmente il profilo dell'argine. Esatto. Questo è uno dei grossi problemi del progetto che abbiamo fatto, è una barzelletta, è che tutto viene rimandato alla fase di progettazione esecutiva, per cui non c'è nulla di certo nella fase di progettazione definitiva del progetto. Perché, come diceva Stefano, è necessario. Qui abbiamo, questo è il basso piede di anche strada passata. Sì, adesso illustro anche la questione delle interferenze del cavalcavia, che sono importanti. Questo è un esempio di quello che potrebbe succedere qua. Questo è solo il cavalcaferrovia. Dicevo, come diceva Stefano, tutto viene demandato alla fase di progettazione esecutiva e non a quella definitiva.
positiva, però è un artificio politico, cioè c'è la necessità prima di approvare l'opera, di sbloccare i finanziamenti e poi dopo, semmai, una volta che ne ho fatti i danni, stabilire come risolverli. Anche la viabilità, sia quella di campagna e strade provinciali e le deviazioni anche della 35 dei giochi che dovrà essere fatta, anche quella è mandata a una fase successiva di progettazione. Dicevamo, sul basso Pieve quindi c'è un impatto totale che non si può ricondurre semplicemente alle aree dove si vengono a installare i cantieri, ma che sarà un tutt'uno, da un cantiere all'altro, il modellamento morfologico, quindi neanche una fascia che si può delimitare solo con quella del tracciato della linea ferroviaria, ma sono le poche decine di metri dove passano i due binari, ma c'è anche la strada, il cantiere che passa di fianco, c'è l'area dove ci sono i depositi provvisori di detriti, quindi è un cantiere che verrà largo decine e decine di metri. Come anticipava giustamente Sergio, oltre a questo, sempre in basso Pieve c'è da risolvere la questione dell'interferenza con strada Cassano e più avanti dell'altra strada, quella che porta alla Marella. Per fare questo sono stati progettati due cavalcavie, quello che vediamo lì è quello di via Cassano. Sono dei cavalcaferrovia, e sono mostruosi, sono lunghi 100 metri, sono alti 11 metri, hanno una luce sotto di più di 80 metri, 86 metri mi pare, e credo non ci sia... La lunghezza totale del lavoro è 500 metri, parte praticamente dall'altezza della chiesa e arriva al metro. Sì. Questa è la luce della luce sotto la galleria, ovviamente considerando anche le rampe farebbe distrutto il profilo della discesa di una pieve che sta lì da mille anni, quindi penso che non sfugga nessuno anche la gravità storica della la chiesa, stiamo per arrivare anche a questo per chiudere i quadrati di Giglio sul basso Pieve, è una chiesa che in alcuni punti è ancora la costruzione del 1200 e non sappiamo come potrebbe rispondere alle vibrazioni ingenti che prenderà sia dal cantiere sia dalla linea ferroviaria e quindi sia in fase di costruzione sia in fase di esercizio. Quindi sul basso Pieve possiamo dire che gli ordini di problemi sono diversi, quelli legati alla cantieristica in sé e alla linea in sé, alle strade di collegamento dei cantieri, alle interferenze e ai cavalcavia, c'è anche la questione dei rumori e delle vibrazioni che ho appena accennato. Le vibrazioni non riguardano solo la chiesa, tutte le abitazioni, sono decine che stanno in quella zona lì, quelli che non vengono espropriati rimangono comunque nelle immediate vicinanze. Il progetto anche qui in maniera lacunosa, cosa che è stata ripresa anche dal Comune di Novi nel 2005, dice che il rischio è moderato di problemi indotti dalle vibrazioni, penso si intendono problemi strutturali, problemi di vivibilità della zona, moderato, ma si dice anche nel progetto che questi calcoli possono non tener conto del fatto che ci siano abitazioni nelle immediate vicinanze, ovvero moderato per chi sta lontano, per chi sta vicino si attacca. E non tiene nemmeno conto del fatto dei manufatti di calcestruzzo che attraversano la linea, ovvero il cavalcavia. Un manufatto in cemento che attraversa la linea produce delle vibrazioni anche quindi in senso longitudinale, le propaga anche in larghezza. Oltre a questo, la questione del rumore. I camion, si stima dei progetti, passeranno dalle 8 alle 10 di sera, 14 ore. Non c'è una stima del rumore in fase notturna, perché si dice tanto superiore a quella di giorno, quindi quella di notte neanche la facciamo, non mi sembra